Eccoci, incubatore di Maccagno. Da poco arrivano, guardate. Queste sono tutte le nostre riproduttrici. Sono anche tanto grosse. Guardate. Ecco, qui c'è una marea di pesci, mamme e figlie. Ok, questa è la nostra vasca dove teniamo L'ha fatto il Daniel, tutto quanto. che non ti sono venuto giù piano. E via. Aspetta che ti do il mangime, quello che ho. Aspetta che faccio vedere un po' agli amici qua, quelli che criticano sempre, che poi non capiscono che noi magari possiamo anche tenere un pesce, intratteniamo, ma a volte però lo rinfiliamo il pesce dentro. Qui è tutto gratis, fatto da noi, con l'aiuto un po' di qualcuno che ci dà qualche euro. Qui c'ho là, c'ho tutto giù. Qui c'è la meraviglia. Meraviglia, queste sono tutte marmorate, marmorate, marmorate. Queste sono fario giganti, fario, fario. Qua ci sono 250.000 uova da buttare via perché si è innalzato la temperatura dell'acqua di 2 gradi e mezzo in 20 anni. Quindi abbiamo bisogno adesso di un refrigeratore che ci abbassi l'acqua. Questi qua sono dove si schiudono le uova. E ancora pesciolini, ce ne sono tonnellate, guardate che meraviglia, sono pieni, siamo veramente pieni di. E no, più si va al buio e più ce n'è. Ecco, questo è il cibo che gli viene dato. Ecco, adesso gli diamo proprio la bomba Ma prima atomica. delle fari, Andiamo dalle fario che sono divise e che den da mangiare. Gli diamo da mangiare. Guardate che succede adesso. Guardate, guardate. Queste sono le fario. Ok? Noi gli diamo da mangiare, li vogliamo bene, loro stanno bene. Poi anche pop-up questo pellet qua, qui che è questo qua. Tutto? Ciao ragazzi! Tutto quanto qua dentro? No, no, ma dico, ma tutto quanto. No, mi è venuto in mente quasi nella cosa, dai uno scatto e ci si ferma. Ok, adesso andiamo da quello, dopo gli ho dato non so quanto, un po'. Uso il baraccolo, che tutto le mani. Ah, fa niente, tanto dopo. Mamma mia, Così guarda. te fa il bagno. Guardate, guardate che foga. Qui poi è misto, eh. Misto tutto. Ma sopra là c'è la rimonta, io non gliel'ho dato tutto, io ho messo questo qui. Sì, adesso Aspetta ti che faccio filmare marmorate dietro là. qua ci sono altre marmorate. Adesso vai, Speedy, spara, spara. Guardate, guardate qua, le mamme. Queste sono le mamme e i papà dei pesciolini che avete visto dentro dentro di là. Tutto fatto da volontari, ribadiamo, qui professionisti non ce n'è. Volontari con esperienza di 20 anni, 20 anni minimo. Ecco. Quindi se si preleva un pesce non è un problema perché noi pensiamo anche a rimettergli i pesci. Non pensiamo solo a tirarli fuori, o ce li ributtiamo anche. E che pesci poi, tra parentesi. Guarda, guarda. Mamma mia, che cazzo era, una tigre, sembrava uno squalo. Guarda, guarda. Capito? Non sono pesci gallina, sono pesci pollo. Guarda lì, sembrano squali. Ah, qui con un bel lo streamer ti diverti come un matto, eh. Adesso andiamo a vedere le fario, quelle lì che. Ah no, cos'era? Le marmorate speciali. Arriva torta. Vieni che ti faccio vedere qua, adesso prendo il mangime perché. Anche per ogni pesce c'è un cambio al mangime. Scusate, qua mi dilungo un po' col video, ma. Cioè, qua ragazzi, siamo tutti quanti volontari. C'è chi più, c'è chi meno, ma qua c'è gente che veramente ci passa le giornate qua, eh. Guardate, queste sono ogni. C'è il ceppo atlantico,
c'è il ceppo mediterraneo, ecco, alloctone, non alloctone. Andiamo a vedere, facciamo vedere cosa succede. Si passa dal buco, andiamo dentro nel buco. Ah, c'è la tettoia. Hanno fame. Perché non abbiano. Oh, Giuda, guarda lì. Queste sono tutte marmorate. Queste sono le marmorate, ma le mamme o la rimonta queste qui? No, sono? Queste sono marmorate di 2 anni. Ah, ok. Raggiungeranno la piena sessualmente, saranno. I maschi alla fine estate sono maturi. Le femmine ci vorrà ancora un paio. Le femmine ci vogliono 3 anni. 3 anni, ok. Quindi anche 3 anni per avere dei pesci comunque. Anche 4 la marmorata. Per avere dei pesci proprio in ordine. Questa, sì. Sono belle, guarda qua. Cioè che belle, sono tutte belle. È una selezione questa, non è che abbiamo preso pesciacci, sono tutti pesci che sono stati presi dalla natura e sono stati spremuti, uova scambiate con altre zone. Marmorata del Toce. Ecco, così sappiamo anche la provenienza. Avete visto? Ok. C'è poi del Toce. Vicepresidente saluta tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao, ci sono anch'io, speriamo che facciamo un po' di visualizzazioni. Se volete mandarci un'offerta, qualche cosa, noi prendiamo tutto, anche salami eventualmente. Ciao a tutti.